La vittoria è sempre importante, a maggiore panacea nel calcio ha tutti i problemi, ma non è questo. Noi in campo oggi eravamo tanti giovani, abbiamo finito con 5 under, no? In Serie D sono importanti. E quello che mi ha colpito è come nei 95 minuti hanno reagito. Sono andato oltre tutte le cose, è inutile nasconderci di questo momento che sta vivendo la città, la società, i tifosi e tutto. Invece i ragazzi sono riusciti ad andare oltre, un gruppo giovane, siamo un po' più operai, un po' più umili e alla fine devo essere contento, ma per loro. Perché forse come gioco non è stata una buona espressione, nel senso, però quello che ci hanno messo fino all'ultimo è un buon piede di ripartenza, come dico io, perché per 95 minuti sono stati in campo, hanno corso, hanno lottato e bisogna riconoscerlo, dice quando non ho una maglia, oggi l'hanno onorata ed era una squadra giovanissima, come ti ripeto, che l'infortunio dei Marchi ci ha complicato le cose, abbiamo finito con Maras, con Mancino, con Mastino, con Campener, con Colombo, perciò gli va dato merito ai ragazzi, gli va dato perché ai ragazzi, come ripeto, hanno fatto sotto a livello caratteriale una grande prestazione. Siamo presi io, Nello soprattutto, ma anche Biondi, Marchi, quelli un po'. E loro infatti in settimana dice, mister, non ci è mai capitato, noi usciamo dal settore giovanile, ci siamo Certo. trovati in Sabaraonda, dice una cosa, ha detto guarda, noi dobbiamo andare in campo con dignità, fare quello che possiamo, non abbassare la testa se dovessimo sbagliare, non esaltarci, se dobbiamo essere umili, e ve lo porterete per tutta la vita, chi farà sto mestiere dovrà capire che questo è il calcio oggi in Italia e nella società di oggi. In Serie D non è né l'A, né la B e né la C. Non c'è né Ibrahimovic. I ragazzi che stanno qui guadagnano quelli giovani e oggi abbiamo vinto con 5 giorni, sono stati sempre in campo, sono alle prime esperienze e perciò si fortificheranno nel tempo. Però io sono contento che oggi sono andati oltre. Sono andati oltre e gli rimarrà loro come bagaglio di esperienza. Calcisticamente devono crescere se hanno deciso di intraprendere questo mestiere, perché non è Arezzo, il calcio è così in generale. Certo. Ok, poi qui ci sono altri aspetti che vanno sviscerati, ma loro essendo così giovani non gli deve interessare, loro devono pensare soltanto a quello che è il campo, per la loro crescita come uomini e come giocatori, se ritengono di dover fare questo mestiere. Per noi ha un significato importantissimo perché, come hai detto te, stiamo vivendo una situazione che purtroppo, ecco, dal punto di vista ambientale non è facile, però noi dobbiamo cercare di isolarci, cercare di stare concentrati sul campo e su quello che dobbiamo fare noi, perché bisogna ritrovare entusiasmo, che mancano 15 partite e siamo l'Arezzo e non possiamo sbragare e continuare a fare brutte figure. Quindi per questo oggi ci voleva un segnale importante da parte di tutti noi, penso che ci sia stato. E scusami, cioè, permettimi di farlo, che non ho avuto l'opportunità mercoledì contro il Flaminia, sì, ma volevo dedicare questa vittoria anche a Rossana, che io conoscevo personalmente, e un pensiero veramente da parte di tutti i miei compagni. No, lo spogliatoio era buono prima e è buono anche oggi. È normale che si sono fatte delle scelte, poi ecco, ognuno fa le proprie scelte nella propria vita, si assume le proprie responsabilità perché siamo persone adulti, grandi, ma noi certe cose, ecco, io ho sempre ragionato in questa maniera, io quando sposo sposo e chi è rimasto ha grande voglia di rivalsa, no? Nonostante un momento difficilissimo, quindi sappiamo dell'importanza da qui alla fine del campionato. Dispiace perché doveva essere un altro campionato, però noi ci siamo detti che una per volta tutti i responsabili, tutti coinvolti, come hai detto te, vedi, io magari per 5 mesi ho avuto pochissimo spazio, ma penso che dobbiamo sentirci veramente tutti, tutti coinvolti in una situazione così difficile.